Italia Football Club. La pasticceria Panza, un locale fondato nel 1830 appartenente all'Associazione dei Locali Storici d'Italia. Mi piacerebbe guidarvi ad una visita di quelle che sono le produzioni più tradizionali della nostra pasticceria, che inevitabilmente sono legate alla storia, alla cultura, alla tradizione del nostro territorio. La sfogliatella Santa Rosa trova i suoi natali nel monastero di Santa Rosa nel 400. Questo dolce, la cui esecuzione si deve alla operosità delle suore del monastero di Santa Rosa, del quale poi ha preso il nome, preparavano questo dolce che veniva utilizzato come moneta di scambio, tra virgolette, per retribuire i benefattori del convento. Tecnicamente trattasi di una sfogliatella che si avvicina molto a quella classica napoletana, con la pasta sfoglia riccia esterna, la ricotta, frutta candita, semola e poi diciamo la crema pasticcera e l'amarena, che è un po' il distinguo rispetto a quella tradizione napoletana. Il pasticciotto nel dialetto diciamo corrente, qui lo si riconosce anche con il termine di bocconotto, è quello tradizionale. Noi lo presentiamo con crema pasticcera e amarene nella sua versione più tradizionale, la delizia al limone, un trionfo di crema chantilly al limone, pan di Spagna di base, questa crema di limone interna che è preparata senza alcun tipo di aromatizzazione, ma con una pasta di limone che noi otteniamo direttamente dai nostri limoni, rivestita di crema chantilly al limone, rigorosamente IGP Costa d'Amalfi. Noi siamo tra le pochissime pasticcerie in zona a poterci fregiare del titolo di limone IGP Costa d'Amalfi, essendo produttori e trasformatori del limone IGP Costa d'Amalfi.